Allora, ragazzi, oggi vi volevo parlare della l'applicazione del Georesco e del CAI che praticamente adesso è diventata gratuita. Prima era solo per i soci CAI, adesso l'hanno resa gratuita. Quindi andiamo a vedere un attimino il tutto come funziona. C'ha tre principali funzioni che sono il tracciami, la posizione e l'SOS. Allora, praticamente come funziona? Questa applicazione è una sicurezza in montagna ed è utilizzabile da tutti. L'applicazione è gratuita grazie all'accordo tra il CAI, il CNSAS, CNSAS, e il Ministero del Turismo lancia l'SOS in caso di emergenza e mette in contatto diretto con i soccorsi. Grazie ai fondi straordinari stanziati dal Ministero del Turismo e alla collaborazione con il Club Alpino Italiano, il CAI, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, l'applicazione Georesco dedicata alle attività in montagna è in grado di inviare una richiesta di aiuto quando ci si trova in pericolo e si ha bisogno di soccorso, e viene rinnovata e diventa gratuita, utilizzabile a tutti. L'applicazione è stata resa più semplice da usare e più efficiente sia durante il rilevamento della propria traccia, quando noi andiamo, per esempio, a fare la nostra escursione. L'applicazione registra la nostra traccia, quello che facciamo, il percorso che facciamo, e alla fine ce lo fa salvare e va in viene messo in un'apposita cartella tracce dove poi dopo noi lo possiamo riprendere e magari riutilizzare un'altra volta per fare lo stesso percorso. C'ha tante funzioni, però noi principalmente parliamo delle tre funzioni principali, che è la posizione, l'SOS e il tracciamento. E praticamente traccia la nostra posizione. E, in caso di emergenza, lancia un allarme e si mette direttamente in contatto col soccorso alpino e speleologico. Fino ad ora era soltanto utilizzata per i soci CAI, era gratuita solo per i soci CAI, ma grazie ai fondi del MITUR oggi siamo in grado di offrire un vero servizio, dicono, pubblico a tutti coloro che frequentano i territori montani. Sui sentieri e sulle pareti però la sicurezza totale non esiste. Questa applicazione deve dunque affiancare la formazione, cioè dobbiamo andare consapevoli di quello che facciamo, non è che insomma uno dice tanto c'ho l'applicazione, faccio e disfaccio come voglio, vado in montagna con le scarpette da ginnastica o con l'infradito a 2000 metri, tanto c'ho l'applicazione. No, dici comunque. Questa applicazione deve dunque affiancare la formazione, le necessarie valutazioni delle proprie capacità e dei pericoli insiti in un ambiente non addomesticato dall'uomo. Quindi, gratuita significa mettere la sicurezza al primo posto e garantire a tutti la possibilità di godersi l'attività in montagna, diciamo all'aperto in generale, con la piena consapevolezza di avere un filo diretto comunque con i soccorritori in caso di bisogno. L'applicazione come funziona? L'applicazione fa pensare come a un fratello che accompagna gli escursionisti in montagna perché traccia in tempo reale il nostro percorso, percorso degli escursionisti in questo caso, li memorizza e archivia. In caso di emergenza, l'applicazione invia l'allarme e la richiesta di soccorso alla centrale. In caso di necessità urgente di soccorso, in montagna, in grotta, in ambiente impervio, l'applicazione prevede la geolocalizzazione immediata, cioè individua subito la nostra posizione. Ad esempio, se si è smarrito il sentiero per varie cause, nebbia, buio, brutto tempo, non sai dove ti trovi in caso di incidente, una caduta che compromette le tue facoltà di movimento,
e la tua salute, le centrali operative di Georesco sono dislocate a Sassari in Sardegna, centrale storica, e a Cassino in Campania, e nelle centrali operative sono attive 24 ore su 24, 365 giorni su 365 all'anno. Turnano gli operatori del CNSAS con formazione specifica, cioè ci sono delle specifiche formazioni proprio per ogni tipo di soccorso. L'allarme che giunge alla centrale viene preso in carico e inoltrato al soccorso alpino e speleologico locale e attraverso qui, come dice sull'apposito sito del Georesk, il NUE 112 dove è attivo, cioè il numero 112 dove è attivo, o le centrali dell'emergenza urgenza sanitaria, viene avviata la gestione dell'emergenza. È in fase di studio l'integrazione con i sistemi NUE 112 regionali e presto ci saranno delle novità sulla comunicazione anche satellitare. Entro il 2023 in tutte le regioni italiane sarà attivo il NUE 112, numero di emergenza unico. E il NUE appunto sta per numero unico di emergenza, e con un modello di risposta alle richieste di intervento che unifica i numeri di emergenza, tutti i numeri di emergenza, anzi che sta fa 112, 115, 117. 112 unifica tutto. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico si integra ai sensi della legge 74 del 2001 nel sistema numero 112. È incaricato di svolgere e attuare un servizio di pubblica utilità in ambiente montano, ipogeo e impervio, e opera in stretto coordinamento con i servizi sanitari regionali in collaborazione con gli altri corpi dello Stato. Siamo al lavoro per integrare, dicono il Georesk, con le procedure informatiche dei sistemi del numero 112 regionali per garantire la massima efficienza nella gestione degli allarmi. L'applicazione è lanciata dal CAI e dal CNSAS nel 2013. Ad oggi conta 220.000 download, 82.000 utenti attivi che la usano ogni anno e un totale di 1.322 chiamate di soccorso. Circa 600 interventi di soccorso alpino e 740.000 tracce salvate dagli utenti, utenti come me, come voi, che andate a fare le vostre escursioni. L'applicazione è utilizzata abitualmente da escursionisti e amanti delle attività all'aria aperta durante tutto l'anno. Qualsiasi cosa sia, anche andate a funghi, andate in mountain bike e montagna, andate a fare sci alpinistico. E tutto quello che è l'attività in montagna, comunque all'aperto, in outdoor. Vabbè, non scendo troppo in particolari, proprio dell'applicazione, tutti gli interventi che ha fatto e tutto quanto, né ci interessa che altro il funzionamento adesso. Poi vi rimando casomai a tutte le informazioni che trovate sul sito internet della Georesk. E trovate tutte le informazioni, quelle anche che vi sto dicendo adesso io e tanto altro. Andate a leggere tutto quanto e ce l'avete sempre a portata di mano. Allora, come funziona? Allora, andiamo a vedere le tre funzioni, diciamo, più importanti, le tre funzioni principali. La gestione dell'allarme. Quando noi diamo l'allarme, praticamente quando sei in una situazione particolarmente, non so, critica, hai bisogno d'aiuto e hai a disposizione la copertura telefonica per la connessione dati, la funzione allarme ti consente l'invio della richiesta di aiuto e della tua posizione. Rileva la posizione, le coordinate geografiche tue e le manda alla centrale Georesk operativa 24 ore su 24. L'operatore proverà subito a contattarti, verificherà la tua posizione e inoltrerà immediatamente la tua richiesta d'aiuto alla struttura di soccorso più vicina a te. Poi c'è la funzione tracciami. Come dicevamo prima, la funzione tracciami memorizza i tuoi percorsi che vengono archiviati nella tua area personale del sito georesk.it, da dove sono esportabili su altri software cartografici.
e come quelli che abbiamo tante altre applicazioni noi, no? Di escursionismo, possiamo esportare quella traccia e portarla magari su altre applicazioni, la possiamo riusare anche con altre applicazioni, anche se possiamo usarla benissimo con questa. Quindi la funzione traccia mi attiva solo in presenza della rete telefonica. In mancanza di segnale, l'applicazione memorizza il tuo percorso e lo invia appena il segnale ritorna disponibile. Questo spesso avviene anche con segnale debole. In alcuni casi, quando la conversazione telefonica non è possibile. A causa dell'utilizzo del GPS, la funzione traccia mi comporta un maggior consumo di batteria del telefono. Quindi è bene comunque avere sempre con sé un power bank, perché comunque le applicazioni di tracciamento, questa come tutte le altre applicazioni, comunque consumano più batteria. Quindi ragazzi, l'applicazione non serve a niente se il telefono si scarica. Quindi un power bank è sempre a portata di mano, sempre carico nello zaino con relativo cavo. Non fatelo mai mancare. E la funzione posizione, appunto, che ti fornisce coordinate geografiche del punto in cui ti trovi e l'indicazione della località più vicina riportata dalla cartografia, nel senso tu puoi vedere quello che è intorno, ti dice guarda che a 520 metri c'è la chiesa non lo so, del Sacro Cuore, non lo so che paese, di qua a 3.000 metri c'è l'autostrada e poi ti dice le coordinate precise, ti dice la località, insomma ti dà veramente tanti tanti punti di riferimento che uno può anche riferire a telefono o può fare uno screenshot, mandarli anche WhatsApp a qualcun altro o amici, parenti, ma lì, la cosa importante è che comunque l'applicazione tutto questo qui lo invia automaticamente alla centrale operativa più vicina. E queste informazioni sono estremamente utili per i tuoi compagni e vitali per le squadre di soccorso. Perché senza quelle, senza queste cose, cioè, è questo il punto clou, perché l'applicazione manda tutte queste informazioni che al momento ci fanno, dicono proprio il punto esatto dove tu ti trovi. Quindi qualsiasi cosa succede, loro sanno tu dove ti trovi. Quindi queste sono le funzioni più importanti. Poi magari entrate nell'applicazione, ci sono altre piccole sfaccettature, ma questo è il succo. È importante perché, ecco appunto, questa applicazione è stata resa gratuita, come dicevo prima, anche per i fondi che sono stati stanziati, di cui prima ho già accennato, e quindi per tutti gli utenti, anche perché comunque in montagna ci va sempre più gente, e diciamo si è aperta una strada ancora più grande verso l'esplorazione in montagna, nei boschi, in vallate, comunque sia all'aperto. E quindi sempre più gente va e sempre più gente va anche sprovveduta. Io a volte nelle mie escursioni incontro, ma sia in vallate, in fossi che anche in montagna, incontro gente con addirittura con le ciabatte, cioè con l'infradito, cioè voglio dire, ragazzi, infradito, come fai a camminare? Scarpe da ginnastica, scarpe da tennis che sotto sono lisce, assolutamente non si va in montagna così, non si va in questi posti così, ci vuole la scarpa da trekking. Fate in modo di procurarvi una scarpa da trekking, anche economica, ma una scarpa che ci abbia un grip sotto da trekking. Uno scarponcino che comunque limiti le scivolate e aggrappa meglio sulle rocce. Poi ci si può fare sempre male, però un conto con la scarpa, un conto con un'altra. Anche perché se andate a 2000 metri con l'infradito e vi fate male, scivolate e chiamate il soccorso, vi fanno pagare pure i danni, vi fanno pagare perché non si va in montagna con l'infradito.
Un esempio, questo come possono essere tante altre cose, tante altre sfaccettature che non sto qui a dire, però dovete andare in montagna come ci si fa con diciamo, la minima attrezzatura possibile, almeno la minima indispensabile, non sprovveduti. Quando si fa in alta montagna ci si porta sempre qualcosa, ci si comunque veste sempre a strati, a cipolla, in modo che se fa caldo ti alleggerisci e se fa freddo ti rimetti sopra qualcosa, c'è sempre qualcosa da mettere sopra per sopportare il freddo e la pioggia, brutto tempo che in montagna può variare da un momento all'altro. Quindi sempre attrezzati per la pioggia, per il caldo e per il freddo. L'acqua non deve mancare mai, secondo dove si va, in escursione normale giornaliera, almeno 1,5 litri d'acqua portatelo a testa, non lo fate mancare mai, almeno 1,5 litri. Poi dipende dove andate, la temperatura, perché sennò anche di più, perché dopo quando manca l'acqua sono picci, e almeno un minimo di kit medico. Ecco, queste qua sono le cose. Il telefono sempre carico, un power bank, diciamo, no? Le cose proprio basilari, poi ce ne sono altre, però il video non è questo. Era, diciamo, più sull'applicazione GeoRescue, spiega un pochettino le cose. Ragazzi, io vi consiglio di scaricare l'applicazione direttamente dal Play Store, per chi c'è Android, dall'App Store per chi c'è Apple, e dai siti, insomma, scaricate questa applicazione GeoRescue, R-E-S-Q finale, GeoRescue. E scaricatela, installatela, fate la registrazione che è gratuita, non costa niente, è importante e ci può salvare la vita, ragazzi, in ogni situazione. Spero che il video vi è piaciuto, che sia utile, che qualcuno ne tragga qualche insegnamento, e anche per quelli che frequentano pochissimo la montagna, scaricatela. Una volta che ci andate, la portate appresso, l'aprite e la usate. Le cose, secondo me, speriamo non serve mai, ma anche per i più esperti che si sentono magari che a me non serve mai niente, scaricate l'applicazione e portatela con voi. Ciao ragazzi, alla prossima. Volevo dire pure che per qualsiasi domanda a cui io non ho dato informazione, qualsiasi domanda vi viene, qui non ci avete avuto risposta a sto video, anche perché è stato un video più che altro sul funzionamento principale, andate sul sito della GeoRescue e andate alla sezione FAQ, o comunque fate delle domande, ci sarà un forum, ci stanno delle email, chiedete informazioni, qualsiasi cosa non vi è chiara, andate lì e chiedete informazioni prima di partire per la vostra escursione. Informatevi bene, spulciatela un attimino questa applicazione, andate un attimino a dare un'occhiatina come funziona, come non funziona, non andate in montagna che non l'avete mai aperta, guardate bene come funziona e partite un po' più in tranquillità. Ricordatevi sempre che non è l'applicazione soltanto che ci salva la vita, ma siamo prima noi che ci salviamo la vita da soli nelle condizioni in cui decidiamo di andare in montagna. Perché in montagna, ricordiamoci, come ho già detto, ci si va non sprovveduti. La montagna è amica, ma può essere anche pericolosa. E quindi va rispettata e vissuta per quello che è. È un ambiente amico, ma può anche un ambiente ostile. In certi versi, quando che il tempo, le condizioni meteo si fanno brutte, è lì bisogna essere un attimino informati almeno sulle cose basilari, sui comportamenti e sull'abbigliamento che ci dobbiamo portare appresso. Ecco, appunto, come dicevo, non andate mai sprovveduti, mi raccomando.